oggi. E quindi fuori veramente dalle righe, visto che sono stata anche candidata al consiglio regionale e ne ho viste veramente di belle, e purtroppo non è questo il momento per parlarne, ormai vincono quelli che vincono e quindi gli altri stanno zitti come me, allora voglio essere positiva e propositiva, e quindi per cortesia datemi la possibilità di non gettare all'aria tutto quello che ho fatto. Grazie. Grazie. Allora, Cosimo Calicchio, cioè, Cosimo Calicchio parlerà della problematica delle mense scolastiche. Allora, buonasera a tutti, sono Cosimo Calicchio, nel meetup Grilli Sanniti di Benevento. Scusa, Cosimo, si prepara Visone nel frattempo. Io ovviamente è la prima volta che mi trovo in un'assemblea regionale e devo dire che voglio spezzare una lancia per i nostri consiglieri e i nostri parlamentari, perché anche non avendo la rappresentatività all'interno delle istituzioni posso tranquillamente dire che a Benevento sentiamo sempre la vicinanza dei parlamentari. Questo noi abbiamo avuto sempre la sensazione in questi anni che siamo stati attivi, e lo dimostra anche il fatto che in questi 4 anni in cui io mi sono attivato insieme a tanti amici il numero dei consensi a Benevento è aumentato. Quindi non significa avere il parlamentare all'interno delle istituzioni per fare un buon lavoro. Noi siamo arrivati quasi al 28% di consensi qui a Benevento città, quindi questo ci fa piacere, e rimarco quello che diceva anche Roberto prima relativamente al discorso delle candidature ed altro. Vengo al discorso delle mense. Noi proprio la settimana prossima andremo incontro a un discorso relativo alla nuova mensa, al nuovo affidamento del nuovo bando di affidamento delle mense scolastiche. Noi lo stiamo seguendo anche attraverso l'impegno del Movimento 5 Stelle extra consigliare, e lo stiamo facendo da vicino. Quindi io chiedo ai consiglieri regionali e anche ai parlamentari di starci vicino, perché i problemi della scuola non si fermano solo a quelli della mensa, che noi stiamo cercando in tutti i modi di stare vigili e attenti a quello che succederà, perché poi ci sono, stanno succedendo delle cose molto particolari con un'azienda che praticamente ne ha fatto di tutti i colori e che praticamente è uscita dalla porta e sta cercando di entrare di nuovo dalla finestra. Quindi noi dobbiamo essere vigili e attenti su questa cosa, lo stiamo facendo, ma i problemi della scuola non si fermano a questo. Ne parlai anche con Carlo Sibilia, che mi disse che c'era la possibilità nel nuovo anno scolastico anche di fare dei sopralluoghi negli istituti scolastici di Benevento. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. Allora, Angelo Visione di Cercola parla delle ultime elezioni e poi si prepara Enrico De Lauro di Benevento. C'è? Cercola? Non c'è? Ok, allora se c'è Enrico De Lauro di Benevento che parla di problemi risolti nelle subare legittimamente edificate, e si prepara Andrea Auletta di Casandrino Napoli. Grazie. Vorrei dire ai rappresentanti regionali questo primo problema per quanto riguarda le subare a Benevento illegittimamente edificate. Significa che imprenditori venuti da fuori Benevento hanno edificato ben 400 appartamenti illegittimi, con permessi illegittimi. E poi queste cose, pur essendo state vagliate dalla magistratura con ben 120 indagati, sono state sanate a prezzi irrisori, intorno a circa 2.000 euro per ogni appartamento illegittimo, che secondo la legge dovrebbe essere o abbattuto o pagare una multa equivalente al valore venale. Quindi già con questa sola operazione Benevento potrebbe andare in attivo col suo debito di bilancio di 40 milioni di euro. Secondo, stiamo in questo cinema, non sapete una cosa importante. Questo cinema praticamente potrebbe essere dei cittadini di Benevento, perché i cittadini di Benevento inconsapevolmente stanno pagando un affitto fino adesso di circa 2 milioni di euro. Cioè ogni anno pagano circa 80.000 euro di fitto di queste cinema, che però va a beneficio, andava perché se n'è andato, a beneficio di un gestore il quale gestiva il cinema per i suoi affari e doveva dare al comune appena il 10% del ricavato, un contratto a perdere per i cittadini, sui quali abbiamo chiesto spiegazioni, non sono capaci di dare spiegazioni. Questa amministrazione è immatura per andare via. Secondo, su questo locale sul quale abbiamo già pagato 2 milioni di euro di affitto,
E abbiamo anche un altro locale, un sotterraneo usato come, come archivio, nel quale paghiamo 60.000 euro all'anno di affitto. Grazie Enrico. Un attimo, se perde il senso. Da 200, vorrei un po' che Di Maio mi sentisse, però da 220 benissimo, allora, da 220 appartamenti ricaviamo, cioè per farvi dire, spendiamo quasi 150.000 euro all'anno tra il cinema e un sotterraneo archivio. Grazie. Da 220 appartamenti ricaviamo 60.000 euro. Ok, grazie. Potremmo essere in attivo solo con questo. Grazie. Grazie. Allora, Andrea Uletta c'è? Casandrino, sì? Non c'è? Ok. Allora, se c'è Michele Visioni di Assoganili che aveva chiesto di intervenire, lo vedo. Ripeti. Michele Visione. Liberti di Benevento? Di Paola del meetup di Torre Annunziata. Io sono Luisa di Torre Annunziata, più precisamente di uno dei due meetup di Torre Annunziata, perché la problematica che voglio esporre è questa. Sono d'accordo con Roberto Figo che sta là, che non c'è bisogno di fare liste, non è necessario candidarsi, è importante l'attivismo, portare avanti le battaglie del Movimento 5 Stelle al di là delle candidature. Però quando ci sono due meetup in un comune diventa difficile anche questo, perché se si fa indietro uno si fa avanti l'altro. E volevo solo leggere due parole che mi ha scritto un portavoce che stimo molto, che non dico il nome, non c'è bisogno. Ogni volta che un onesto, una persona capace, una persona con dei valori si fa indietro per timidezza o perché non si ritiene all'altezza o altro, si lascia automaticamente il posto ai più furbi e ai più scaltri. Quindi io mi chiedo se c'è volontà di regolamentare in qualche modo queste certificazioni delle liste sui territori e un po' di presenza dei portavoce, perché si vede chi fa le battaglie e chi no, si vede chi va alle manifestazioni per l'acqua pubblica, chi va a fare i protocolli, chi sta in mezzo alla strada, io lascio un figlio, vengo qua, vado a fare i gazebo, insomma un minimo di regolamentazione sulle certificazioni delle liste. Dateci la possibilità di fare attivismo senza essere derisi dagli altri partiti. Grazie. Grazie. Allora, se c'è Gerardo Mercurio di Benevento, che parlerà dell'utilizzo dei fondi UE e si prepara a Gabriele Sorrentino di Santa Maria la Carità. Grazie, buonasera a tutti. Sono Gerardo Mercurio, un agronomo e insegnante di Benevento, attivista. Vi parlo un po' dell'agricoltura, ma più che altro per quelli che saranno i prossimi fondi europei che dovrebbero arrivare a breve presso la nostra regione Campania, e tramite le varie misure verranno distribuiti centinaia di milioni di euro sul nostro territorio campano. Al momento si sta un po' palleggiando queste linee guida della regione che ha inviato in Europa, che ancora non vengono approvate perché probabilmente noi andiamo a copiare queste linee guida presso altre regioni che obiettivamente hanno altre finalità che non sono queste qua della Campania. Però a mesi dovrebbe andare tutto in porto e tra qualche mese la Commissione Agricoltura, e io spero che qualcuno dei nostri rappresentanti in Consiglio ne farà parte, ci illustrerà un po' i lavori, come andranno fatti, e io come agronomo di Benevento, che mi occupo ovviamente di agricoltura, vi do il mio aiuto e vi dico che siamo disponibili, abbiamo le professionalità e le capacità e le competenze per capire come funzionano queste varie misure e se qualcosa viene fatto in modo, diciamo, distratto, tra virgolette, ci capiamo, insomma. Questo anche per ribadire perché è successo che nei precedenti PSR, quelle del 2007-2013, per esempio la nostra provincia è stata un po' distrattata. Per esempio c'è una coltura, una foraggera, la Sulla, che è molto molto coltivata nel Barfortore,
presso i nostri allevatori e non è stata messa a premio. Spero che alle prossime diciamo misure questo viene considerato. Dobbiamo anche aprire gli occhi tra quelle che sono delle tabelle che ha organizzato la Regione Campania tra le aree montane e le aree svantaggiate. Ho dato un'occhiata a queste tabelle, finisco. Ci sono alcuni comuni nostri, montani, che risultano montani, e viceversa, comuni che non sono montani e che sono montani. Questo per avere sempre questi soldi. Comunque, disponibilità massima, spero che riusciremo a lavorare assieme. Grazie, Gerardo. Gabriele Sorrentino di Santa Maria La Carità, che parla di destinare gli extra stipendi dei portavoce. Dopodiché. Allora, non sono Gabriele Sorrentino, ma Catello Coppola, faccio parte del sistema CAP di Santa Maria La Carità. Una domanda precisa, mi è sembrato di capire che il governo regionale già avete istituito un ufficio legale. No. No. Allora, domanda e richiesta. Avete intenzione di farlo in questo ufficio legale e se lo fate mettetelo a disposizione, anzi vi chiediamo di mettere a disposizione i meetup locali. Questa è una domanda ben precisa. Quindi, se ci saranno, fatelo. Abbiamo bisogno di questa cosa. Siccome mi restano qualche minuto, per quanto riguarda precedentemente i laureati regionali, già avevamo detto all'epoca che non devono essere solo delle linee richieste, ma supportate da documentazione. Luigi sa benissimo che ho chiesto a novembre una verifica delle eventuali istanze precedenti, cosa che non c'è stata. È vero che tutte quante non sono ammissibili, ma almeno saperlo. Grazie. Grazie Gabriele, se no c'è qualcuno che può rispondere a questi. Ok. Allora, come vi dicevo, noi abbiamo dei fondi destinati al gruppo che serviranno per costituire lo staff. Non crediamo che avremo un ufficio legale, stiamo confrontandoci con gli altri consiglieri che abbiamo già nelle altre regioni per capire quali sono le figure tecniche indispensabili per supportare il lavoro dei consiglieri regionali. Quindi stiamo capendo, ci servirà sicuramente uno o più legislativi, cioè quelli che traducono i provvedimenti in leggi. Ci serve un esperto di bilancio pubblico, ci serve un consulente del lavoro e un commercialista che ci aiuti a fare i contratti e a gestire i soldi destinati al gruppo e così via, insomma un esperto di sanità. Stiamo ancora individuando le figure tecniche, non credo che avremo un ufficio legale. Gli avvocati a cui facevo riferimento sono le persone che noi paghiamo come legali, come portavoce del Movimento 5 Stelle, che già hanno supportato tutti i ricorsi che noi abbiamo fatto a De Luca, quindi non è un ufficio legale nostro, sono dei legali, insomma poi paghiamo per le questioni specifiche. Grazie. Se non c'è nessun altro che può rispondere, passerei a Stefano Esposito di Brusciano, che parla di presentazione biblioteca del fumetto e si prepara Antonia Mattera del Dischia. Salve, buonasera a tutti, sono Giancarlo siciliano. Stefano Esposito non ha avuto il coraggio, era delegato. Allora, volevo presentare un attimino il progetto che abbiamo realizzato a Brusciano a proposito della cultura. Noi abbiamo aperto la prima biblioteca del fumetto in Campania. Abbiamo realizzato questa bellissima cosa con costo zero, come diceva Pietro Scambati prima, e raccogliendo 2500 fumetti. E adesso abbiamo l'imbarazzo di doverli mettere in scaffalatura e quant'altro. Allora, la nostra istanza che abbiamo già consegnato ai nostri rappresentanti istituzionali è quella di, e anche a quelli di consiglieri comunali, forse in special modo a loro, è quella di cercare di ottenere locali pubblici comunali da poter destinare a centri culturali, perché facendo così si crea quel cambiamento culturale.